La mattina Clementine, una madre di 14 anni, esce dalla sua capanna per mangiare insieme a Domaio, il suo bambino di 17 mesi, l'unico pasto del giorno. Una noce di cocco raccolta nell'arida valle di Ramula, un villaggio del Sud Sudan. Secondo l'UNICEF, 270.000 bambini stanno morendo di fame nello stato più giovane del mondo, per il riesplodere della guerra civile e a causa della siccità. Il figlio di Clementine è tra questi e le immagini non lasciano dubbi. La circonferenza del braccio segna rosso, ossia è gravemente malnutrito. Vomita, ha la diarrea. Racconta Clementina ad un assistente di AVSI, ONG italiana attiva sul campo con programmi per combattere la malnutrizione. Non ho latte, non mangio da giorni. Sto cercando i soldi per andare in Uganda. Credo che sia l'unica speranza per salvarci. Serve una terapia multiproteica urgente al figlio di Clementine per poter pensare al futuro. Le viene insegnato come somministrarla, ma il livello di malnutrizione del bambino è talmente grave che riesce ad ingerire solo liquidi. Ci vorrà del tempo, le spiegano, poi le consegnano le dosi salvavita e la spronano a non demordere. Clementine ritorna al suo villaggio, dove altri bambini a breve rischiano la stessa fine di suo figlio. Mangiano bacche e frutta selvatica, troppo poco, per poter sopravvivere. Una situazione drammatica in peggioramento che necessita di un intervento immediato, come confermato dall'arcivescovo cattolico di Giuba, capitale del Sud Sudan. La popolazione è in fuga, non riesce più a lavorare e a sostentarsi. Mancano le basi per la sopravvivenza, a cominciare dal cibo. Le chiese, soprattutto nel nord del paese, si sono trasformate in rifugio per sfollati, ma i soldi nelle banche sono scomparsi. Così non riusciamo più a comprare cibo per sfamarli.